del 2015 e quindi degli 8 obiettivi del millennio che in varie parti del mondo non sono stati raggiunti e realisticamente non verranno raggiunti da qui al poco che manca al 2015. Era un incontro organizzato dal CICAP internazionale che appunto è dentro questo processo di cosa sarà e di consultazioni popolari, quindi questo credo che sia un momento importante proprio perché la società civile nelle sue varie forme, quindi ONG strutturate o abbastanza strutturate, perché ce ne sono di molto più strutturate, come GVC si confronta con altri pezzi di società civile e questo è anche un pochino il nostro ruolo in Tunisia di supportare un po' la società civile post-rivoluzionaria a strutturarsi, a essere attiva a livello internazionale ma anche e soprattutto a livello locale, non solo qui a Tunisi in cui la situazione è questa ma anche all'interno del paese in cui insomma è fuori dalla lontano dalla costa dove la partecipazione non è esattamente quella che stiamo vedendo qua adesso. Quindi questo perciò un po' soffermiamoci, scusa Stefania, proprio su questo punto perché magari noi in questi giorni stiamo dando un'immagine diciamo della Tunisia che è quella appunto di Tunisi, stiamo dando un'immagine anche di potenza, di forza, di giovani, di concerti, di ragazze che vanno in giro tranquille, vestite in ogni maniera, di una vitalità eccetera. Tu sei già stata diverse volte anche nel sud, là la situazione del paese è più complessa. Sì, direi assolutamente come tanti paesi, perché poi anche l'Italia e tanti paesi del mondo hanno tante facce, più facce, le città, le capitali, i movimenti che rappresentano una parte del paese che spesso è difficile che questo lato del paese riesca a penetrare invece nelle zone un po' più remote. Questo è vero soprattutto per la Tunisia e soprattutto per la Tunisia dell'interno, quella appunto lontana dalla costa, però che è la Tunisia giovane, dove metà della popolazione è giovane, dove metà della popolazione è disoccupata, dove è nata la rivoluzione, quindi c'è una voglia incredibile di partecipazione, però questa partecipazione cioè non hanno gli strumenti secondo me, non c'è neanche la fantasia perché sei veramente nel mezzo del nulla. Allora ora hanno imparato la protesta che mi pare già un ottimo inizio, però credo che relazioni e contatti servano. Le sfide sono enormi perché in una zona insomma appunto molto isolata dove ci sono molti giovani, ci sono molte donne, la cultura è ancora prevalentemente molto tradizionale, è chiaro che sono le zone dove c'è tanta povertà e tanta disoccupazione, sono poi le aree dove alcuni fondamentalismi, alcune idee che sono molto lontane dal nostro sentire prendono più piede, quindi dove magari le ragazze poi non possono uscire di casa, dove prima della rivoluzione magari trovavi alcol e adesso invece non lo trovi più, insomma dove il disagio è molto, molto maggiore. Quindi io credo che noi dobbiamo essere là, non è facile perché è un gap culturale anche per noi abbastanza grande, però credo che o ci siamo noi o rimane terra di nessuno con tutti i rischi che ne conseguono. Un'ultima battuta proprio sulla condizione delle donne, perché tu hai avuto modo di diciamo di vedere, di iniziare a conoscere una realtà che magari è veramente poco sconosciuta, no? Poco conosciuta anche in questi consessi più politici sulle cose grandi eccetera, che è quella soprattutto delle donne e del loro lavoro nei campi, perché ancora qui l'agricoltura è centrale nella produzione e però centrale è un lavoro super sfruttato delle donne. Sì, diciamo che io ho già proprio visto e testimoniato con le donne in ambito rurale ed un fenomeno di cui si parla ma puoi vederla un'altra cosa, che è la femminilizzazione delle campagne in paesi come la Tunisia. All'interno ormai le donne che lavorano le persone che lavorano nei campi sono quasi tutte donne, la manodopera stile Rosarno a casa nostra, quindi comunque con sfruttamento, senza diritti, sono donne che vengono pagate 5 massimo 7 dinari al giorno e quindi stiamo parlando di 4 euro più o meno al giorno per fare il lavoro manuale nei campi, vengono pagate la metà di un uomo che fa lo stesso lavoro, nelle stesse modalità di caporalato che si vedono in Italia, vengono tirate su da camion negli assi principali delle strade e vengono portate a lavorare nei campi alla giornata
e proprio anche parlando con le persone che fanno questo lavoro, tutti trovano molto normale che una donna venga pagata la metà perché dicono che è più lenta. Peccato che però ormai facciano lavorare solo le donne, quindi immagino che così lente e un lavoro così brutto non lo facciano. Questo è un problema, noi quello che stiamo cercando è di sviluppare un sistema di associazionismo e di cooperativismo che in Tunisia non esiste, perché non esiste proprio, mentre in Marocco le cooperative sono molto sviluppate, quelle di base, quelle rurali, qua non esistono. Stiamo cercando di metterli in piedi proprio per dare alle donne una possibilità di reddito altra che le possa togliere da questo stato di schiavitù di lavoratrici sottopagate nei campi. Anche perché, chiudiamo proprio con un'ultima battuta, questa questione delle cooperative abbiamo avuto anche noi modo di discutere. Quando tu dici cooperativa qua ricordi il vecchio regime. Sì, allora la parola cooperativa qua è una parolaccia, parlano di groupement ruraux, parlano di associazioni, ma cooperative si ricorda, nel 69 ci fu un esperimento di Bourguiba di quello che è il cooperativismo alla sovietica, e quindi che qua implica esproprio di terra ai piccoli contadini il cooperativismo. Quindi parlare di cooperative non, in sé per sé non ha senso, quello che ha senso è parlare di una forma di lavoro in cui si mettono in comune alcune cose e un pochino di soldi per riuscire ad avere un plus valore economico per le donne che si mettono insieme, quindi diciamo un po' l'unione fa la forza. Non è facile perché non c'è l'abitudine a fare questo, però crediamo che soprattutto le donne, perché stare insieme e trovarsi insieme per le donne vuol dire parlare dei propri problemi, vuol dire uscire di casa, che in ambito rurale non è poco, e quindi noi siamo molto convinti di promuovere questa cosa. E alla fine io ho visto, parlando anche con le donne in ambito rurale, se gli spieghi, non vai lì e dici vogliamo farvi fare una cooperativa, ma gli spieghi che ci mettiamo insieme, magari riusciamo insieme a comprare una pastorizzatrice in comune per 20 donne, fare il formaggio che da sole non riusciresti a comprartene una pastorizzatrice, il progetto interessa, ecco, poi chiamiamolo in un altro modo. Certo, a volte le parole, meglio usare le parole, ingannano, meglio usare le parole. Non vogliamo fare espropri. No, infatti, neanche cooperative di tipo sovietico. Esatto. Va bene, ti ringraziamo tantissimo. Grazie Stefania, a voi, ciao, buona continuazione al Social Forum e in Tunisia, perché anche voi dopo andrete a vedere. Infatti, vediamo sud, okay. Per cui vedremo con i nostri occhi. Ciao.